popoloni. Riva per occhi, stava gioca a pallone. Secondo me il coronamento di un periodo che non è legato solo a quest'anno, ma bensì a 4 anni. Se ci sarebbe la possibilità di alzare un trofeo, che sarebbe importantissimo per la nostra gente, che ultimamente hanno visto vincere più gli altri che noi. Sarebbe importante per i giocatori, che molti di loro sono partiti da qualche categoria inferiore, qualcun altro dal settore giovanile, qualche altro da altre esperienze. E sarebbe importante, sarebbe un ottimo viatico, sarebbe importante per la società, perché è una società nuova che verrebbe vista, premiato le scelte che ha fatto. Quindi penso che sia importante per tutti poter alzare questo titolo, anche se purtroppo è su una partita sola, quindi guai i vinti. Ma le finali sono una storia a sé, cioè secondo me noi dobbiamo giocare come dovremmo sempre giocare, con grandissima testa e soprattutto con grandissimo cuore. Penso che domani quando si entra in campo non c'entrano i risultati. Io l'ho sempre detto, al di là di una partita unica, quello che conta è la testa, non sono le gambe. E domani chi avrà la testa più fredda e il cuore più caldo vincerà la partita. Mister, come sta Pander? Pander sta meglio, si è allenato questi 2 o 3 giorni, adesso valuteremo. Ma Mazzari ha fatto bene dire così, perché se ha detto che siamo favoriti noi, se lui riesce a vincere il trofeo significa che ha fatto una grande impresa, se non riesce a vincerlo ha perso contro la favorita. Quindi penso che faccia parte del gioco delle parti. Domani sera sicuramente penso che faccia piacere giocare davanti alla propria gente, questo sì, ma non penso che i tifosi facciano gol. Una bella situazione può essere qui. Così presentare questa partita, la voglia è tanta e sappiamo tutti quanti quanto vale, ci stiamo solo preparando al meglio a questa partita che per noi è importantissima, e quando si dice è una partita come una finale, questa è veramente una finale, quindi merita tutte le attenzioni, le motivazioni e gli stimoli giusti per portare a casa il risultato. Ma diciamo che abbiamo affrontato bene le partite importanti, però purtroppo nel campionato trovi partite che sulla carta magari sembrano più facili e non riesci ad ottenere il risultato, e questo forse è stato il problema di quest'anno, non riuscire a dare continuità ai risultati. Domani, ripeto, sappiamo che è una partita importante e non pensiamo a quello che è successo o quello che abbiamo vissuto in questo campionato, ma pensiamo solo a raggiungere questo trofeo che per noi e per tutta la gente e per tutte le persone che amano questa squadra sarebbe un traguardo raggiunto, un trofeo importante dove pochissimi hanno vinto qualcosa. Allora le motivazioni, gli stimoli li trovi solo a pensare al tipo di partita che vai ad affrontare. Beh, ci ho pensato, diciamo che la preparazione, comunque l'attesa che si vive è simile, perché è una partita diversa, perché fa parte di un'altra competizione
il fatto che sia una finale a maggior ragione ti dà ancora più così, anche più pressioni, che però sono giuste, perché ti fanno sentire che è una partita che conta, ecco. Mille volte uno deve essere ricordato per quello che è e per quello che ha fatto, quindi cioè, non penso che il valore di una persona, il valore di un tecnico passi da una sola partita sotto questo punto di vista, o il discorso diverso, o il non valore di un tecnico passi da solo una partita. Ecco, per il grande, viste le premesse, possiamo sintetizzare o in paradiso o all'inferno? Cioè una partita che ti può portare in paradiso, ma che ti può anche mandare all'inferno. È così, infatti io ho detto vai vinti, l'ho detto prima. E che... Ma questo è lo spartiacque della vita, è sempre così. Vince una partita di rigori, sei lassù, la perdi, sei laggiù. Questa è la vita. Quindi questa è proprio la partita che cambia anche la storia delle rosse, e cambia la storia di gran parte di questi calciatori. Lo volevo chiedere anche a Roque. Ma io onestamente nelle valutazioni tecniche non penso che possa passare dalla finale la vita di un giocatore, anche perché tu devi valutare nell'arco del tempo che l'hai avuto, e non penso che il destino di un giocatore debba passare per forza da questa partita, anche perché se no hai fatto delle valutazioni errate, anche perché se no si farebbero solo partite singole e non avrebbe senso. Sì, sono d'accordo, è chiaro che vincere un trofeo cambia sì la stagione, come se lo perdi, quello sì. E poi riguardo l'allenatore, riguardo i giocatori, è giusto che si valuti un'annata o comunque una serie di anni, chiaramente per chi è qui da più tempo, e poi si facciano delle valutazioni. Però in questo momento sia lo staff che i giocatori pensano solo ed esclusivamente a questo trofeo e a vincere questa coppa. Poi sicuramente alla fine si tireranno le somme e ognuno prenderà e farà le proprie valutazioni. Per scegliere gli attaccanti, che ragionamento farà il mister? Quello che faccio sempre, cioè in base alle caratteristiche degli avversari, in base allo stato di forma, in base a quello che ti possono dare durante. Beh, cercherei di farmi trovare pronto e magari di dare un contributo importante alla squadra, è quello che un giocatore deve fare. È chiaro che 11 vanno in campo e 7 vanno in panchina. E penso che soprattutto adesso, e poi in una finale così importante, conti la qualità del gioco che riesci a mettere in campo più che magari la quantità. Allora, l'importante è che uno gioca un minuto o 90 o 120 minuti, l'importante è che giochi bene. E quindi questo sto cercando di pensare, che penso lo pensino anche i miei compagni.